Salve, sono Gianni Bianchi di Sintra Consulting. Oggi vi parleremo della wiki aziendale. Una delle caratteristiche essenziali della corporate wiki sono la possibilità di gestire i documenti degli incontri, le procedure, le istruzioni e le linee guida, la condivisione dei documenti corporate ed anche la possibilità di gestire i progetti che abbiamo con i clienti e i task e i vari reporting collegati. Le finalità della Corporate Wiki sono essenzialmente la condivisione della conoscenza, la compartecipazione dei membri dell'azienda, il coinvolgimento nei processi aziendali e le linee guida di un nuovo modello di produzione ed organizzazione aziendale. La Corporate Wiki, tra le principali caratteristiche, è quella di avere un'architettura partecipativa, una struttura semplice dei permessi e un aggiornamento costante in tempo reale dei contenuti, con un monitoraggio non intrusivo delle attività. Qui in Sintra Consulting abbiamo sperimentato con successo questo strumento, suddividendo le attività per funzioni aziendali, quindi mi riferisco alla produzione, al commerciale, alla comunicazione, alla qualità e in particolar modo nei progetti di produzione. All'interno della sezione produzione abbiamo inserito un innumerevole numero di link, ognuno relativo ad un cliente. Ad ogni cliente poi abbiamo inserito la documentazione necessaria per far lavorare tutti i membri coinvolti nel singolo progetto. È molto interessante dire che per lavorare su un progetto i permessi sono dati ovviamente solo alle persone che collaborano direttamente. Un'altra cosa interessante, per esempio, non è solo il coinvolgimento delle persone all'interno dell'azienda, ma immaginate anche che la wiki corporate in definitiva è, come dire, è a disposizione anche di soggetti esterni all'azienda. In particolar modo abbiamo avuto la possibilità di, per esempio, collegare il nostro responsabile qualità esterno e far gestire a distanza tutta la documentazione. Quindi c'è un gruppo interaziendale che gestisce tutti i dati della qualità. A questo punto la Corporate Wiki di Sintra si è presto rivelato un supporto indispensabile nei seguenti ambiti. Quindi sviluppo software applicativi. Immaginate che in questa sezione noi inseriamo tutte quelle che sono la documentazione di base per lo svolgimento di qualsiasi progetto, la parte di e-learning. Voi immaginate che una società come la nostra ha bisogno di continua evoluzione e studio, quindi mettiamo in upload tutti i documenti di formazione per la programmazione, per la SEO, per la grafica web. È un valido strumento di project management. Immaginate che all'interno si possono inserire anche tutti i Gantt, i vari tempi di consegna dei progetti. Immaginate anche di poter inserire non solo i tempi ma anche la to-do list dei progetti ed infine tutte le informazioni generali per lo svolgimento dei vari task. Quindi, per concludere, la wiki è un valido mezzo per condividere la mission e la vision, è per facilitare le comunicazioni organizzative interne ed esterne e aumentare la capacità di creare valore. I vantaggi concretissimi sono molto chiari gli obiettivi degli attori, in questo caso creare maggior fiducia, maggior chiarezza nel dare gli obiettivi aziendali, diminuire le complessità relazionali, in questo caso è uno strumento che riduce notevolmente l'utilizzo dell'email e meno documenti cartacei, quindi riduce le complicazioni, ed infine diventa un valido strumento di co-creazione, quindi diventa uno strumento di attrazione evolutiva. Per gli ulteriori approfondimenti noi rimaniamo a disposizione, Sintra Consulting, soluzioni internet avanzate, scrivendoci direttamente alla info@sintraconsulting.it oppure consultando il sito sintraconsulting.it.